Salve cari amici, bentornati sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un po' di orologini che mi sono accaparrato in questa settimana. Sabato e domenica ho due mercatini, quindi bisogna rimpolpare il banco. Niente, ve li faccio vedere pezzo per pezzo, così ne converrete con me, ok? Giriamo la telecamera e vediamoli insieme, uno per uno. Vai! Allora, cari amici, cominciamo questo video con un orologino che mi è ritornato dalla revisione, che si è accaparrata mia moglie, ovvero questo bel Seiko Lormatic. Guardate che carino che è. Questo bel quadrante, non so, sembra quasi madreperla, di un verde cangiante, bello, però. Questa variante, dite voi, perché se l'è accaparrato? Allora, se l'è accaparrato perché gliel'ho dato io, per quale motivo? Perché l'ho fatto revisionare, però, come tutti sapete, questi orologi soffrono del rotismo del disco d'ata che è in plastica e sono introvabili, costosi, e ha perso praticamente la funzione dello scatto rapido della data, quindi la data si cambia quando si gira il quadrante alla mezzanotte, ma poco male. Poi altro motivo perché l'ho dato a lei, perché questo orologio ha il suo bracciale originale, ma è veramente veramente corto. Lei ha un polso piccolo, quindi gli va bene, anzi gli sta anche grandicello, però dubito che potrebbe stare a un uomo. E avendoci il bracciale integrato, anche metterci un cinturino, quindi mi diventava un oggetto un po' abbastanza invendibile. Quindi poi gli piaceva, quindi ho detto prendilo, sì, tanto funziona, revisionato, bracciale originale, un bel vintage, e poi secondo me da donna è molto carino, anche bellino questo vetro, insomma è bellino, dai. Quindi primo orologino che vi ho fatto vedere oggi, questo Seiko Lormatic. Ma noi andiamo avanti, rimaniamo in casa Seiko con questo Seiko qui, che anche questo mi è tornato dalla revisione, questo lo sto indossando io, mi piace parecchio. Eccolo qui, questo bel Seiko del 1969 con bracciale chicchi di riso originale, originale Seiko, solo il bracciale ha un discreto costo. Questo quadrante che è virato, vedete? L'ora che sto portando, revisionato, tiene bene il tempo, molto sottile. La referenza è 7680-20. Dicevamo, scusate ma mi hanno interrotto, Seiko 7680-20, anno 1969. Bello, bello orologio, cassa da 36 mm, con una ottima vestibilità al polso, guardate che bello, a me piace da impazzire questo orologio, che mi sa che, ora vedo, lo porto, ma mi sa che me lo tengo perché mi cambia tanto. Comunque, tanto rimane al polso. Andiamo avanti. Allora, poi cosa abbiamo acchiappato? Abbiamo acchiappato questo Phoibos, primo orologio che ho tra le mani di questo brand cinese, che però fa orologi di qualità, incassa movimenti Miota, e devo dire che già il packaging non è per niente male. Allora, questo qui trattasi di un Phoibos, qui abbiamo tutte le card, questo sicuramente viene da Amazon perché c'è la card in bianco, comunque eccolo qui. Questo Phoibos, movimento al quarzo, 1000 metri. Questo Phoibos, 1000 metri. Ecco, abbiamo tolto dal... Eccolo qui. Un bel orologio, devo dire. Mi ricorda un po' certi Citizen, no? Sarà per la corona che... Vabbè, se devo dire certi Seiko. Però devo dire che è ben fatto. Allora, questo orologio ha qui la valvola per l'espulsione dell'elio. Quadrante bello, questo blu cangiante, cinturino originale con la scala di decompressione, fibbia originale, e poi qui c'è questo fondello Phoibos,
Devo dire che è un bel orologio. Di presenza, bello abbastanza ingombrante, però ragazzi, a 1000 metri, eh. Bello, bello orologio. Completo di scatola, orologio usato, non è un orologio nuovo, però devo dire che il cinturino è nuovo, perché è stato proprio quasi, cioè è stato, io l'ho trovato con un nato che ho tolto, perché insomma non ci spiega niente. Quindi abbiamo un bel Phoibos, 1000 metri. Bello, ma proseguiamo. Proseguiamo con questa valigetta, eh? Questa valigetta che cela un orologio del brand Luminox, Swiss Made. Bella, questa valigetta qui. Questa è proprio una bella valigetta, guardate. Questo orologio, vi faccio vedere ora, dovrebbe essere un limited edition, eh? Eccolo qui. Eccolo qua. Dicevamo, un limited edition, tutto nero, con questo dovrebbe essere il Luminox Navi, tutto nero con diciamo alcuni particolari color oro, come la corona. Questo è un 200 metri, movimento al quarzo, ma quarzo svizzero, come si legge. Con la Tagan, questo orologio usato pochissimo, di listino questo orologio qui costava 575 euro. Abbiamo un bel cinturino, devo dire, fatto molto bene in gomma. Vediamo un po'. Con questo ardiglione a doppio, vedete, questo qui entra due volte, quindi è anche più sicuro. L'oro è particolare, tutto nero così. Qui c'è sotto spiega Limited Edition 1478 di 1618 pezzi mondo. Cassa in carbonio? Devo dire che è molto bello questo orologio. Non lo conoscevo, sì, cioè lo conoscevo così, ma questo in serie limitata è particolare. Guardate che è particolare anche il dot qui. Bello orologino, questo qui. Di presenza anche questo. Bello. E qui abbiamo anche la possibilità, curata, la scatola, abbiamo anche la possibilità che abbiamo il cacciavitino spernatore, poi abbiamo questo bel cinturino nato con particolari dorati che riprendono, secondo me ci sta molto bene questo cinturino qui, che riprendono appunto l'orologio, e poi abbiamo appunto la card, eccola qui, con istruzioni, la card acquistata nel 2020. A Cesenatico. Quindi Luminox in serie limitata. Bello, bello, bello anche questo. Mi è piaciuto anche questo qui. Ritengo che sia un orologio, un diverino valido, eh? Poi insomma, serie limitata sono sempre un valore aggiunto. Ora qui non si parla certo di orologi da speculazione, questi sono orologi da utilizzare, però io spesso dico che anche gli orologi al quarzo come diver non sono così sbagliati, perché una volta che la pila è cambiata, non abbiamo bisogno di regolare sempre l'orario, e quindi meno corone si aprono e più è garantita l'impermeabilità. Comunque, bello con il suo astuccio. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con questo box che c'era il brand Zodiac, un brand che a me piace moltissimo. Non c'ho neanche un orologio Zodiac, ma poi lo devo comprare, perché io adoro questo brand. Quindi questo è uno Zodiac, anche questo usato, ma direi in condizioni ottime. Togliamo la controscatola, qui ci abbiamo tutte le istruzioni e quant'altro. E apriamo e vediamo cosa c'è qui dentro. Qui c'è un bello Zodiac Grand Rally. Zodiac Grand Rally, anche questo con movimento al quarzo. Aspetta che stacco questo. Con movimento al quarzo, però anche qui siamo su quarzo di livello, eh? Questo è un quarzo svizzero, bello orologio, eh? Vintage, cassa tournò, guardate, ancora con la pellicola sul fondello. Cinturino si vede che è stato indossato pochissimo, perché guardate che condizioni è. Cinturino originale, molto bello, devo dire, un bellissimo orologio, guardate. Bello, eh? E poi è a quarzo, ma è un quarzo
di qualità. Qui ci sarà penso ci sia che è Swiss Made, quindi ci sarà non so, un Ronda, penso, un movimento del genere. Comunque, andate come azzera lentamente. È un bello orologio, è un bello orologio. Devo dire che è proprio un bel pezzo. Corona logata, bello. Zodiac Gran Rally, molto molto carino. Ma adesso qui siamo arrivati all'ultimo pezzo, che ve l'ho tenuto per ultimo perché secondo me è il più bello, è il più bello. Chiudiamo la scatoletta Zodiac. No, ce n'è un altro. Aspetta, aspetta, aspetta. Questo è un orologino, ora ve lo faccio vedere, ma insomma, non è niente di, diciamo così, entusiasmante, eh. È proprio un orologino così. Questa è la sua scatola, eh. Cioè, probabilmente sarà un cinese, non so. Comunque, vabbè, eccolo qui. Ricorda un po' l'U-Boat, vedi, con questa corona, Tibu Steel. Non è fatto male, non è fatto male, cassa acciaio, che questo è al quarzo. Però insomma, dai, non ci dilunghiamo troppo su questo prodotto, che secondo me non è niente di eccezionale. Orologio economico. Allora, la cosa interessante è qui dentro, ora ve lo faccio vedere. Allora, abbiamo intanto questa è il certificato di revisione di questo orologio, che è stata fatta nel 2021, quindi 2 anni, 3 anni fa, quindi siamo ancora ampiamente. Bello, eh? Eccolo qua, uno Zenith Autosport automatico con movimento a 28.800 alternanze. Date la lancetta come scorre, bella fluida. Questo orologio è particolare perché ha questo dial rosso con inserti rossi, molto particolare. Vedete? Cassa tonneau, bello. Allora, la cassa è laminata oro, ma è una laminatura pesante questa, eh? Questa sarà un 20 micron. La corona è purtroppo generica e anche il cinturino con la sua fibbietta è generica. Però insomma, la testa dell'orologio è perfetta. L'ho già aperto, guardato, il movimento, tutto perfetto. Eccolo qua. Se riesco vi faccio vedere anche il movimento, anzi vi metto la foto perché l'ho aperto, l'ho chiuso ora. Comunque è bello, questo orologio qui. Guardate che orologio che è questo qui. Molto particolare. Ti piacciono i quadranti così un po', insoliti, questo rosso con la minatura oro, minatura direi ancora ottima, cassa tonneau e movimento a 28.800 alternanze. Bello orologio. Bello, bello, bello. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine. Giriamo la telecamera. Bene, cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video riguardante la caccia settimanale di orologi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono, se ne possedete anche voi qualcuno di questi modelli. Un'altra cosa, non mi chiedete i prezzi degli orologi, in questi orologi che saranno in vendita, nei commenti del video, perché non mi piace mettere prezzi sotto i commenti del video che poi rimangano lì negli anni. Se qualcuno è interessato, mi contatta sulla mia mail personale che la trovate nella descrizione del canale e vi dico tutto quello che volete sapere. Va bene? Detto questo, se il video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io per il momento vi saluto, ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao a tutti!